Essere scout è essere sempre scout. Essere scout è una grande opportunità. Sì, se vola avanti così, sempre oltre imbriachi di vino. Lo scoutismo è stato una parte della mia vita, forse la più spensierata. Per me essere scout comunque è un... è elettricità. Dire che tipo, per esempio, al Pais vado a dire, vai al Pais che adesso arriviamo con la telecamera. Rispondere a una chiamata ed essere testimone. Per me l'essere scout è un modo di servire il mio paese, mettermi a servizio della comunità. Il rancio della truppa! Carichiamo sui sacchi, su questo portabagagli, metti in modo tutto va. Quel lato lì è sempre stato gelosissimo. Chiara! Pulito! Fedati, devo ritornare un po'. Una grande opportunità che consiglio a tutti, uno stile, un modo di vivere che ti forma, ti crea e un qualcosa che porti avanti per sempre, che testimoni se hai il coraggio, se hai la fortuna e se hai tante opportunità e viverlo ogni giorno. Il ricordo che associo allo scoutismo è lo zaino sulle spalle e un cielo pieno di stelle. Essere scout per me significa davvero tanto. Essere scout è una cosa che ha segnato la mia vita e l'ha segnata in modo bello e positivo. La vita di tutti i giorni ti rimangono quel senso di altruismo che poi porti nel lavoro, di confrontarti con le persone tranquillamente. Queste cose qua, le cose semplici, perché alla fine lo scoutismo non è niente di complicato, è la cosa più semplice della vita. Stare con gli altri con semplicità. Tutto qua. Molto semplice, chiaro, difficile. Per me essere scout significa vivere con un certo stile. Quando sono andato con i Lupetti nel 74, mi pare, ho imparato, la prima cosa che ho imparato è stato il motto dei Lupetti. Gioia, allegria, parte della mia vita. È stata una cosa che automaticamente ho passato ai miei figli e a loro volta ai miei figli e ai loro figli. Non c'è nessuno, perché sono tutti a casa vostra a pranzo. Senza che voi accorgete. In Africa ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre. Non importa che voi siate una squadriglia. Le Friuli, Napoletana, Rom, una grande squadriglia d'Oliente. L'importante è che ad ogni campo, ogni mattina vi svegliate e corriate. E adesso tutte le mie scelte, le mie cose sono basate su dei valori, delle esperienze che ho maturato in tutta
più di 20 anni di esperienza scout. Lo scoutismo mi ha dato tanto, mi ha insegnato molto, mi ha formato, mi ha forgiato nell'età più importante, perché è legata alla primavera della mia vita. Continua a darmi molto ed è per questo che oggi sono qua con questo fazzolettone al collo, che per me è una reliquia ed è sacro. Lo scoutismo fa parte di me, è parte integrante di me, caposaldo nella mia vita, e spero un domani lo sarà anche per i miei figli. Lo scout e la guida pongono il loro onore nel meritare fiducia, sono leali, si rendono utili ed aiutano gli altri. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout. Sono cortesi, amano e rispettano la natura, sanno obbedire. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà. Sono laboriosi ed economi, sono puri di pensieri, parole e azioni. Grazie a voi l'impegno sul mio Quindi essere scout è anche un momento di gioia, di libertà, ed è un momento dove i veri sentimenti delle persone vengono fuori, perché sono quelli più reali e sono quelli più sinceri. Con gli esploratori ho imparato le sotto parati, quindi l'essere pronti ad ogni evenienza, e con la brancheressa ho imparato il servire tutti in qualsiasi occasione. Io ho ricevuto un grande regalo dalla vita e anche forse da qualcuno lassù, che mi ha permesso di vivere questa esperienza che ha veramente fatto parte della mia vita e tuttora fa parte della mia vita, un po' in quello che vivo tutti i giorni. Diciamo che nella vita di tutti i giorni mi ritrovo a vivere seguendo essendo essenziale, essendo leale, ritrovandomi un po' in tutto quello che ho imparato durante la mia esperienza scout. Mi ha fatto scegliere anche la strada di vita, amicizia, ritrovarsi, solidarietà, aiuto al prossimo. In passato e anche adesso mi chiedo come sarei stata se non avessi fatto scoutismo, e credo che sarei stata peggiore se non avessi fatto scoutismo. Nel rosso tramonto! Icora! Regano gli confronto! Là, dove finisce il... Volpi, e stotte! Parati! Inglesi, siamo qui, perché è venuto 3 fortezze intuite, e dovremmo difenderle dall'attacco dei boeri. Purtroppo siamo rimasti in pochi. Ci sono dei cartellini con dei codici segreti, però non si potrà coprire con le mani. Neanche qua. Scatole dei viveri, le razioni K. Conoscete sicuramente questa tecnica. No. Letta dell'alce rossa. Una cosa di più, cosa che non sia banale. Posso filmare? Orecchie che odono il vento di metallo.
la legge spettacolo. Ora qua io ho anche il segno, che ho lottato no, per essere no, preso. Vuole. Sì, ma allora se tu mi sei male, ti metto le riserve in tasca. Santiago, la route, poi brividi solo a pensare a questo momento qua. È il più importante, il momento della partenza, quando un po' c'è stato il dover progettare veramente per la mia vita. Due bei ricordi, i due ricordi più belli che ho, uno è la promessa, che la porto sempre qua nel cuore, e l'altro bel ricordo sono i campeggi estivi col reparto, con gli esploratori, che ogni volta mi commuovo a parlarne, ma mi hanno dato veramente tanto. La mia strada, che porta a te, la mia strada, che porta a te, la mia strada, che porta a te. Da poco più di un mese, e durante un gioco mi hanno dato questa prima stella, che era la professione o personale di quel tempo, per un gesto che ho fatto spontaneo, che mi è uscito spontaneo da cuore, senza che io la chiedessi. Quindi l'essere riconosciuto per qualcosa che ho fatto senza che io la chiedessi, questa è stata la cosa che più mi ricordo, ecco. Cercando il fazzolettone mi sono saltate fuori delle foto di una route fatta in Toscana in bicicletta, in cui avevamo deciso solo il percorso, ma non avevamo deciso né dove andare a dormire, né ci eravamo informati se c'era dislivello nel percorso. È stata una route molto dura, ma molto molto bella. Forse i momenti più belli sono stati quelli della strada, del raggiungere una meta, e attraverso un po' anche la fatica e attraverso la condivisione. Con il tempo che si va, la neve cade.
insieme, insieme, nel motto di fraternità, insieme nel bene crediamo. Un'occasione bella per dire grazie al Signore, e lo facciamo proprio facendo Eucaristia, dicendo il grazie più grande e più bello. Grazie a chi nel corso degli anni ha creduto in questa esperienza e tenacemente l'ha portata avanti. Vorrei dire anche un buon lavoro, un buon cammino a chi continua adesso a dare volto, a dare forma a questa esperienza. Chi vive l'esperienza scout è prima di tutto discepolo e poi apostolo. Discepolo dell'unico maestro e apostolo perché inviato a portare un messaggio grande e bello ai fratelli che camminano e condividono con noi. Uniamo una pianta che, come tutti noi, da piccolo seme è cresciuta nel fertile terreno dei valori scout. Affinché i giovani, attraverso lo scoutismo, continuino ad apprendere i valori educativi dell'accoglienza e della fratellanza, per diventare poi da adulti i futuri cittadini del mondo. Il nostro simbolo è un biglietto da visita con un numero di telefono. È per noi simbolo di apertura e disponibilità verso l'altro. È un amico che offre la propria capacità di ascolto e conforto senza limitazioni. Lo stile scout tende a questo, e allo stesso modo le comunità parrocchiali nei confronti del singolo emarginato o discriminato, e la Chiesa in generale nei confronti di chi compie scelte differenti. Pensieri per domani. Se no abbiamo più il sole in fase. Conclusione insomma di queste due giornate, ma anche di quel, insomma, per continuare i festeggiamenti, vogliamo insomma come comunità capi ci auguriamo che questa uscita sia stata momento di festa per tutti, e speriamo che lo scautismo a San Vito possa continuare ad esserci. Perché l'abbiamo vissuta con uno spirito, chi era da ieri pomeriggio, quando alle 3 ci siamo trovati a Madonna di Rosa, tutti ci hanno messo proprio lo spirito scout, nel senso ci siamo sentiti quasi in automatico, direi, no? Come non fossero passati gli anni, è vero Roberta? No? È vero, non sembravano passati gli anni. E siamo entrati proprio nello spirito scout e nell'esperienza scout, come fosse, come la vivessimo adesso. Perché è un'esperienza straordinaria che comuna gente giovane a gente adulta, non diciamo vecchi, perché non esiste il vecchio nello scoutismo. E quindi è qualcosa di unico. Molti non ci conoscono, tanti non conoscono il movimento scout, ma credetemi, forse non serve che vi convinca, no? Ma è una cosa meravigliosa. E vogliamo continuare, credo, a viverla, e grazie, veramente grazie al capogruppo, alla capogruppo, a tutta la comunità capi, perché già loro hanno i loro impegni di educazione, di attività scout. E in più si sono messi anche a farci rivivere, a celebrare questi 90 anni di scoutismo San Vito. Con l'aiuto di Dio ho promesso sul mio onore di fare del mio meglio
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge Scout. Diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna, fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna, ragazzo, sogna, quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore. Sarai sempre tu. Sogna, ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria. Tante volte e tanti dentro questa storia non vi conto più. Sogna, ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania. Manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.